Eccoci, siamo di nuovo in onda con il nostro Instant Focus per continuare a parlare della notizia di giornata, ovvero i funerali di Silvio Berlusconi che verranno celebrati questo pomeriggio alle 15 in Duomo dall'arcivescovo della città di Milano, Monsignor Delpini. Un evento di portata non solo nazionale ma internazionale, saranno presenti tantissime personalità del mondo della politica, dello spettacolo, dell'imprenditoria, dello sport, perché lo abbiamo detto, Silvio Berlusconi è stato un personaggio a tutto tondo, ma ci saranno anche tantissimi cittadini, la gente comune che vorrà rendere omaggio a un personaggio che ha caratterizzato la scena italiana negli ultimi 40 anni. Ebbene, ecco, ieri abbiamo fatto un ritratto del Silvio Berlusconi politico, oggi invece cambiamo settore, perché lo abbiamo detto, insomma, è stata una figura di riferimento in tanti ambiti e ci concentreremo sul Silvio Berlusconi esperto, diciamo così, di personal branding, perché nessuno come lui ha cambiato il mondo della comunicazione e del marketing. Lo facciamo con l'ospite che ci ha raggiunto qui dei nostri studi, ovvero Claudia Barberis. Io, Buongiorno. buongiorno Claudia, ti do il benvenuto e ti ringrazio naturalmente per essere qui con noi in questo giorno così importante a parlare, ecco, di una figura centrale del panorama italiano, l'abbiamo detto, negli ultimi 40 anni della storia di questo paese, tra luci e ombre, un personaggio sicuramente controverso, ma anche poliedrico e abbiamo detto un personaggio importante nel mondo del marketing e della comunicazione. L'abbiamo definito un maestro di personal branding perché Berlusconi ha sicuramente creato un'immagine di se stesso vincente, ecco, un'immagine di un imprenditore che dà vita ai propri sogni, che li concretizza. Ecco, ti chiedo innanzitutto qual è il valore o il messaggio principale che Berlusconi è riuscito a veicolare attraverso la propria immagine. Allora, il primissimo sicuramente è quello delle possibilità. È una persona e un personaggio che è riuscita a trasmettere questo senso di si può fare tutto. Quindi è riuscito a fare presa, e qui mi attacco alla seconda, al secondo messaggio, che è quello proprio della trasversalità. Nel senso che Silvio Berlusconi, al di là della parte strettamente imprenditoriale o politica, ma è stato un grandissimo comunicatore. Tanto che addirittura ha creato un movimento culturale. Si parla di berlusconismo e ne parlano tanto i fan quanto i detrattori. Quindi è un qualcosa che è assolutamente innegabile al di là del giudizio poi sul politico, sulla persona. E è riuscito a, in quanto appunto comunicatore e bravo storyteller, quindi persona che sa raccontare storie, a creare una storia, varie storie che facessero appeal su pubblici diversissimi, quindi da quelli della vecchia guardia, come lui, che credevano nel lavora tanto, conquista i tuoi sogni, ai più giovani, che erano legati alla parte più di festa, più di calcio, ad esempio, alle donne, verso cui lui mostrava sempre un'attenzione molto particolare. E quindi se noi andiamo a vedere su tutte le anagrafiche, le demografiche possibili, comunque lui aveva una narrazione che facesse presa su di loro ed è passato da una delle persone, se non la persona più distante dalla popolazione d'Italia, privilegiatissimo, super di successo, con potere e risorse che non aveva nessuno, a uno di famiglia. Certo, ecco, si è avvicinato insomma Sì. sempre di più al popolo Sì. italiano, appunto in vari ambiti, in vari settori. Grandissimo comunicatore, questo è innegabile, e però ecco, Claudia, si comunica in tanti Sì. modi, no? Abbiamo appunto una comunicazione anche non verbale, ad esempio, Certo. una comunicazione estetica attraverso il proprio stile, vari registri che si possono utilizzare, certamente quello privilegiato da Berlusconi era il registro ironico. Chiaro. Ecco, quindi ti chiedo di tratteggiare magari con la figura di Silvio Berlusconi andando ad analizzare i vari aspetti. Sì. Allora, a livello di immagine era un'immagine sicuramente molto curata e che oggi è normale in una qualunque persona mediaticamente esposta, anche uomo, ma allora non lo era, soprattutto in Italia. Quindi è stato il primo ad utilizzare make-up, ad esempio nelle interviste, che è un tratto assolutamente di novità. È una persona che si è rivolta anche alla medicina estetica, quindi una cura sempre dell'impatto sugli altri per essere sempre sicuro di arrivare nel modo più corretto, cosa che, ripeto, per gli uomini non attori, non del mondo dello spettacolo, dei tempi era assolutamente impensabile.
aveva una divisa riconoscibilissima, che era il suo doppio petto blu, tra l'altro in un'epoca in cui gli uomini usavano più il grigio. Quindi lui si è spostato su un colore più forte, più appariscente. Mentre... Senza avere esperti di armocromia, no? No, però in realtà l'armocromia, magari non con questo nome, però c'è già dagli anni anche 40. Mm-hmm. Quindi sicuramente sono tutte delle teorie ben presenti. Il blu tra l'altro è un colore che in video si nota molto. Sì. Tutti i toni del grigio così già, lo schermo un po' ingrigisce o ingiallisce. Ci vogliono colori forti, però sempre accettabili per un uomo in politica, quindi il blu. Le cravatte di marinella, sempre molto dichiarate, il tacco rinforzato, un'attenzione anche grande alle inquadrature, alla posizione giusta, quando faceva le foto con altri o colleghi o altre personalità. Si metteva anche sul gradino. Si metteva sul gradino, esatto. O si metteva un po' più avanti in modo che a livello di prospettiva risultasse più alto. Quindi c'era un'attenzione visiva grandissima. A livello di registro c'era sicuramente l'uso dell'ironia molto molto alto e c'era un saper gestire dei modi più, diciamo, tecnici, però rari, intervallati da ironia da una parte e modi ispirazionali. Quindi è una persona che è riuscita tantissimo a creare immedesimazione, ripeto, in una persona che se la vai ad analizzare è lontanissima dall'italiano, dalla persona media, e che è riuscito a dare proprio quel senso di si può fare tutto, di legame, di facciamo, creiamo insieme con l'Italia, il paese che amo. Quello è un esempio di discorso dal punto di vista invece del wording, che è diversissimo dai discorsi che si facevano allora, è come si fanno oggi. Ma allora era buongiorno a tutti, sono Silvio Berlusconi e oggi vi voglio parlare di grazie per essere qua. Lui non ha fatto niente di tutto questo, è partito secco sulla parte emotivamente forte. Quindi da veramente tutti i punti di vista c'era un'attenzione, una cura veramente grande, oltre a quella anche di selezionare sempre con chi avere delle conversazioni pubbliche, quindi per evitare posizioni scomode, contraddittorie di un certo tipo. Quindi lui con la sua squadra, perché poi non era lui da solo, certo, ha avuto un'attenzione veramente a tutto tondo che oggi è più normale, ma che allora era impensabile. Mettila insieme al potere di fuoco del avere un grande impatto e quasi un monopolio a livello di stampa e ti rendi conto che la comunicazione era l'unico a farla e la faceva bene. Sì, è stato un precursore assolutamente, ecco, sui tempi, cose che oggi appunto ci appaiono normali a livello di strategia, negli anni 80, 90 non lo poi, erano normali, affatto. Anche lì, hai in mente tutta la polemica che è uscita per l'esperta di armocromia di Elie Schlein, sì, quindi certo, siamo tuttora lì, lui lo faceva già da veramente sì, 30 anni fa, sì. Esatto, ecco, abbiamo detto appunto un modo di comunicare innovativo, sì, caratterizzato anche da slogan accattivanti, sì, ad esempio, appunto la capacità di essere un po' storyteller, anche sì, questo è un termine che utilizziamo molto spesso oggi, ma che lo possiamo riferire assolutamente al modo di raccontare, di raccontarsi di Berlusconi qualche anno fa. Ecco, oggi queste strategie, diciamo, più o meno volontarie, sì, messe in atto da Berlusconi, sarebbero ugualmente efficaci oppure lo sono state soprattutto in quel periodo perché erano innovative? Lo sono ancora. Chiaramente, mentre lì era un unicum, adesso ci sono più persone che parlano così, però ad esempio, dato che dobbiamo vedere su di lui se sarebbero altrettanto valide oggi, ti dico di sì, perché tuttora, nonostante tutto, nella politica italiana, perché poi già se vai tipo negli Stati Uniti è molto diverso, c'è ancora questa tendenza datata di parlare in istituzionalese, di parlare agli addetti ai lavori e non di parlare alle persone. Mentre lui ha tagliato questa cosa e parlava direttamente all'italiano, quindi semplificando, quindi con modi emotivi, quindi tuttora è una modalità che sicuramente funziona perché fa sentire coinvolte le persone. Chiaro che ci sarebbero altri attori, altri personaggi, attori non nel senso di attore di lavoro, certo, adesso, altri personaggi che fanno la stessa cosa, però è una modalità che funziona. Chiaro, bisognerebbe adattare i registri, i modi ai canali e alle modalità di oggi, però è tuttora questa, è quella che utilizziamo quotidianamente anche con i nostri clienti, con tutto. Ecco, ma c'è secondo te un erede di Berlusconi dal punto di vista comunicativo che può avere lo stesso impatto che ha avuto lui proprio a livello di forza emotiva? Allora, su questa durata e su questo impatto no, ad oggi,
Si sono visti negli anni, secondo me, due personaggi in Italia, stiamo parlando, che hanno avuto una forza mediatica grande, che sono stati Renzi e Meloni. Sì. Perché entrambi sono riusciti ad avere un posizionamento molto unico, non di partito ma di persona. Quindi Renzi con la questione del rottamatore, Meloni che si è posta come anche lei di nuovo è passata da molto professionale distaccata un po' più a madre d'Italia, quindi sono dei lavori di comunicazione fatti assolutamente sulla persona e che infatti hanno avuto presa, poi la durata non la possiamo sapere oggi perché siamo ancora in mezzo, però sicuramente e abbiamo visto che funzionano. Stessa cosa, altro lato politico, Elly Schlein si è posta ed è stata anche presentata come l'unica in grado di svecchiare una politica di altro tipo. Quindi ci sono questo tipo di tentativi, ci sono questo tipo di figure, chiaramente però essendo più recenti, valutarne la portata a lungo termine ad oggi non è fattibile. Ci siamo nel campo, dobbiamo vedere, esatto, delle ipotesi. E invece ecco, ti chiedo, sicuramente Berlusconi, appunto l'abbiamo detto, è stato un personaggio influente negli ultimi 40 anni in Italia, ma ha avuto anche una caratura internazionale. Sì. Ecco, a proposito appunto di paragoni a livello globale, c'è qualcun altro invece in Europa o negli Stati Uniti, insomma paese per eccellenza dell'entertainment legato alla politica, che possiamo affiancare a Silvio Berlusconi? Vari. Abbiamo, a livello europeo sicuramente Merkel, ha segnato un'epoca, a livello di soprattutto Unione Europea, era la persona che stava per austerità. In quello che diceva, nelle azioni politiche, nel modo di comunicare, nell'abbigliamento, nell'immagine, lei, similarmente a Berlusconi, ha una sola, se si vanno a vedere le foto, ha un solo modello di tailleur di completo, in vari colori, però è sempre così, stesso taglio, stesso tipo di poco trucco da sempre, molto appunto austero. La sua vita era anche in linea con tutto questo, tipo non ha mai cambiato casa, macchina utilitaria, cioè tutti quegli aspetti che andavano tutti in quella direzione, quindi lei a livello di personal branding è stata fortissima e ha rappresentato il potere in un modo nuovo per soprattutto l'Europa, in un modo non maschile. Molto forte ma non maschile, quindi lei sicuramente. A livello di Stati Uniti, ci sono i due antipodi a livello politico, sia Obama che Trump hanno lavorato in questo senso in maniera molto forte. Sì. Tipo Obama, penso nella campagna, a parte il Yes We Can, ma anche ai momenti dei bagni di folla in cui toglieva la giacca e restava in camicia, si tirava sulla camicia e proprio sono uno di voi. Quello è stato un momento comunicativo fortissimo. Fortissimo, il registro sempre noi. Trump, tutt'altro pubblico, tutt'altra ideologia politica, però stesso concetto, presa diretta sui suoi. Quindi sicuramente se andiamo all'estero ce ne sono veramente tanti e tra l'altro negli Stati Uniti è assolutamente normale avere un team che si occupi della tua comunicazione. Certo. Quindi lì di esempi ne troviamo tantissimi, si parte dai Kennedy per vedere lo stesso tipo di concetto. A proposito di dinastie, esatto, importanti. Esatto. Ecco, parlando appunto di Stati Uniti e di due presidenti che hanno fatto la storia come Obama e come Trump, mi viene un altro spunto, cioè quello legato alla famiglia. Sì. Perché ecco, anche la famiglia sicuramente è una componente importante, sì, poi nel messaggio che uno vuole veicolare. Parliamo di Obama, naturalmente ecco, il riferimento va subito a Michelle, quanto ecco, questa donna sia stata importante proprio nella campagna elettorale, nell'elezione a presidente, e dall'altra parte invece parlando di Trump il riferimento è a Melania, una figura completamente diversa da Michelle. Ecco, per Berlusconi la famiglia nella strategia comunicativa quanto ha contato? Ha contato molto, ma più a livello dei figli. Quindi a livello di compagna e moglie è stata un po' più controversa e non è una cosa che anzi gli abbia fatto a livello di immagine troppo bene. Mentre a livello di unione familiare, quindi il fatto di
riuscire a intanto mettere d'accordo così tanti figli non è automatico, se pensiamo anche alle dinastie, alle grandi aziende, e il fatto di riuscire per ognuno di loro a dare un indirizzo giusto, a trovare la collocazione negli affari anche di famiglia, in modo che fossero man mano alla guida e che ci fossero quindi degli eredi già attivi nel momento in cui lui ancora era in vita, sicuramente è stato un lavoro molto forte ed è stato un lavoro che, come sempre, piaccia o non piaccia, però è molto italiano. È un qualcosa in cui qualsiasi italiano si ritrova molto, il fatto di dire ho creato un qualcosa che voglio lasciare ai miei eredi. Certo, è vero, sì, insomma, abbiamo visto proprio tra l'altro il commento del Corriere della Sera che sottolineava l'unità dei cinque figli, che ringraziavano il papà Silvio Berlusconi per la vita innanzitutto che ha donato loro e per essere stato molto dolce e molto affettuoso nei loro confronti. Ecco, non è un fatto scontato, perché insomma invece di divisioni e di lotte all'interno di queste grandi famiglie ne abbiamo viste parecchie. Ecco, Claudia, per arrivare un po' al termine, ecco, del blocco dedicato all'uomo Silvio Berlusconi come maestro appunto di personal branding, una riflessione che riguarda i mezzi di comunicazione, perché sicuramente, ecco, Silvio Berlusconi è stato il re delle televisioni, ha sfruttato al massimo ecco, il mezzo televisivo, nell'ultimo periodo ha tentato di affacciarsi anche sui social, sì. E io ricordo in particolar modo il video, ecco, dello sbarco su TikTok, che ha avuto tantissime visualizzazioni da parte di giovani, meno giovani, magari, ecco, dei commenti non sempre favorevoli. Secondo te, ecco, un Berlusconi magari ben indirizzato avrebbe avuto lo stesso successo comunicativo anche sui social network? Ben indirizzato sì. In questo, appunto, questo video ad esempio che citi non era stato particolarmente ben indirizzato, nel senso che se vuoi fare un lavoro, era di tipo elettorale, sui giovani, presentarti all'ultimo secondo e con uno stile paternalistico sicuramente non è quello che vuoi. La differenza e la cosa, il punto di partenza davvero forte che Berlusconi ha sempre avuto e ha creato è il fatto che qualsiasi cosa lui facesse aveva una rilevanza intrinseca perché era lui. Quindi non è che il video veniva visto se era fatto bene o se era fatto male, veniva visto perché era il suo. E questo sicuramente è un tipo di esposizione e di potere mediatico che, indirizzato nel modo giusto, quindi con dei piani più di lungo termine, pensati nel modo giusto, sicuramente avrebbe tuttora dato dei risultati, perché comunque forse un po' meno nelle nuovissime generazioni, però è un personaggio che, ripeto, ha una presa abbastanza trasversale. Quindi, lavorandoci bene con una strategia pensata e con un po' più di antecedenza, sicuramente si poteva fare un buon lavoro. Ecco, tra l'altro stavo pensando proprio anche al suo stile comunicativo, l'abbiamo detto prima, questi slogan accattivanti, brevi, che si adattano benissimo proprio alla comunicazione di adesso che è molto rapida, probabilmente avrebbero fatto presa, è ecco, possibile, lo stesso, sì. È possibile. Bene, Claudia, io ti chiedo un ultimo commento, dimmi. Diciamo un esercizio linguistico un po' difficile, ma lo chiedo a tutti gli ospiti che sono intervenuti, ecco, a commentare la scomparsa di Silvio Berlusconi, cioè di descriverlo in una sola parola, con un solo aggettivo, una sola semplice frase. Comunicatore. Io parlo dal mio punto di vista, per me la cosa più evidente, più forte è proprio la comunicazione, che è un lavoro che ha fatto e portato avanti in qualsiasi ambito sia entrato, quindi sì, comunicatore. Lo ricorderemo soprattutto sì. Così. Claudia, io ti ringrazio davvero per questo bellissimo intervento e naturalmente ti invito ancora qui sulle fonti per continuare a parlare di personal branding. Magari, ecco, noi possiamo cogliere tra l'altro dalle intuizioni di Berlusconi qualche strategia da adottare, certo, anche personalmente, perché ricordiamo, ormai tutti siamo diventati influencer, sì, lo diventiamo attraverso i social, e quindi ecco, la lezione di un maestro come Silvio Berlusconi può essere di aiuto anche per noi. Io ti ringrazio ancora. Grazie e ci vediamo prestissimo ancora sulle fonti.